Ciao Isolani, oggi siamo sempre qui al Salerno in Fantasy 2014, siamo con uno dei più grandi direttori del doppiaggio italiano, con Francesco Verano. Buonasera Francesco. Buonasera a voi. Sapete ormai tutti, Francesco è il direttore del doppiaggio sia della saga Il Signore degli Anelli sia dell'Hobbit, aspettando il terzo capitolo. Non facciamo commenti sui film, ovviamente già sapete come la pensiamo. Signor Verano, lei è anche tra le altre cose il direttore del doppiaggio della saga di Harry Potter. Volevo chiederle, in tutti questi anni, dirigendo continuamente una saga come Il Signore degli Anelli, come Harry Potter, alla fine si finisce ad appassionarsi al fantasy e a queste tematiche? Un po' sì, io per me era un mondo abbastanza sconosciuto, devo dire la verità, non sapevo granché, però è chiaro che dopo circa 10 anni passati su Harry Potter e 3 o 4 sul Signore degli Anelli, adesso ci aggiungiamo i 2 Hobbit già fatti e quindi saranno 3 se faccio il terzo, un po' sì, mi piacciono le atmosfere, mi piacciono. All'inizio gli Harry Potter mi sembravano un tantino troppo semplicistici, ma erano perché erano bambini. Poi man mano si è sviluppato questo côté gotico, è abbastanza affascinante. Okay. A proposito di Harry Potter, lei ovviamente chiaramente, come sanno tutti i nostri fan, la voce del professor Piton, nel corso di questi anni è sempre stata una figura ambigua fino all'ultimo film, a metà dell'ultimo film, l'ha affascinato doppiare una figura così, così particolare, che poi si scopre comunque essere una figura, un personaggio straordinario con una generosità incredibile, un background molto, molto bello. Per qualunque attore, devo dire, interpretare un ruolo che non ha una sola sfaccettatura, ma ne ha tante, è estremamente affascinante, perché è una sfida, nel senso che devi mantenere la recitazione sempre volutamente nei limiti e negli ambiti, non devi fare in modo che si debba capire troppo del personaggio o di quello che sarà lo sviluppo futuro. Quindi è chiaro che è un personaggio come Piton, che all'inizio sembra assolutamente antagonista, assolutamente contro Harry, e poi alla fine invece si scopre che ha fatto di tutto per proteggerlo, salvarlo nella sua maniera rustica, molto sì, certo, per me, per esempio, che non avevo volutamente letto in anticipo i libri, io li leggevo sempre al momento del film, mai prima, è stata una grande sorpresa, perché non me l'aspettavo che lui avrebbe avuto questo risvolto. Quindi ho cercato di seguire quello che faceva Alan Rickman, che in maniera magistrale l'ha sempre tenuta sul filo del rasoio, in maniera che il pubblico fosse sempre continuamente disorientato. Ci è uscito benissimo. Lui sì, speriamo io. Altrettanto. A proposito di personalità sfaccettate, com'è stato tornare sulle tonalità strazianti di Gollum dopo tanti anni? Ma Gollum è un personaggio che mi rimarrà appiccicato a vita per quel poco che ancora, perché io non mi aspettavo assolutamente che avrebbe avuto la risonanza che ha avuto all'uscita del secondo film, e da allora è praticamente una presenza costante accanto a me, dovunque vado, anche in condizioni normali, non necessariamente in zona fantasy, come esce fuori il mio tesoro, come esce fuori il mio nome, come esce fuori il nome di Gollum, è immediato un grandissimo riconoscimento verso di me. E io non posso essere contento, mi fa molto piacere, molto molto piacere. Poi mi fa piacere il fatto che sia stato usato dai giovani, questo è il mio tesoro, per un anno e circa, almeno mi hanno detto, che tra di loro tutti si chiamavano tesoro, mio tesoro, eccetera. E quindi questo è il segno poi del successo. A quel punto, vabbè. I nostri lettori sono dei cuccioloni, in realtà sono dei romanticoni. Beati loro, io...
Salutiamo i nostri romanticissimi lettori. A proposito dell'Hobbit, prima dell'uscita del primo film, di un viaggio inaspettato, c'era grande fermento sulla rete. La rete si interrogava su chi avrebbe preso l'eredità del grande Gianni Musi su Gandalf. E noi dai primi trailer, dai primi teaser, abbiamo visto che dapprima lei scelse Luciano De Ambrosis, poi Stefano Foschi. Massimo Foschi, scusa, la voce storica di Darth Vader, e alla fine poi siamo arrivati a Gigi Proietti, che voglio dire ha fatto un lavoro davvero eccellente. Come si è passati questa evoluzione e poi la scelta definitiva di Proietti? Ma io devo dire, perché i trailer di solito arrivano molto molto prima del film, noi facciamo dei trailer 2 o 3 mesi prima che arrivi il film vero e proprio. Quindi io cercavo, perché il ricordo di Gianni Musi era incancellabile, ha fatto un lavoro straordinario su Gandalf, io dovevo assolutamente trovare una soluzione che fosse all'altezza di Gianni e che non facesse rimpiangere il ricordo, perché poi non c'è niente di peggio che combattere contro un ricordo. Ho provato prima con Luciano, poi con Massimo, a vedere che cosa succedeva. Tutti e due sono attori straordinari, inutile dirlo, però non riuscivo ad andare oltre il ricordo di Gianni. A quel punto ho chiamato Gigi Proietti, che ha accettato, e almeno mi sono, come dire, parato un attimo il deretano, si può dire? Si sì, può dire, sì. Ah sì, allora il culo. Sì, ecco. Siamo spregiudicati. Ah, siete spregiudicati? Bastava dirmelo prima. E quindi, è andata benissimo, direi. Sì. Certo, all'inizio magari qualcuno avrà fatto un salto perché era abituato alla voce del vecchio Gandalf, ma purtroppo il doppiaggio sul tavolino a 3 zampe ancora non l'hanno inventato, perciò ho dovuto necessariamente provvedere. Credo proprio di essere riuscito a fare una cosa buona, insomma. Assolutamente. Lei ha doppiato, ha diretto, tra le altre cose, credo un'infinità di film della Disney, tra cui ad esempio Hercules, Nightmare Before Christmas, dove Renato Zero era deputato alle parti cantate e anche alle parti doppiate. Come un adattatore di dialoghi e un direttore del doppiaggio adatta in italiano e deve rendere le canzoni dei film Disney, soprattutto quelli degli anni tardi 90, inizi 2000, che erano quasi dei musical? Ricordo in Hercules c'erano un sacco di parti cantate, Nightmare non ne parliamo. Beh, dunque esistono due lavori allora, quello della prosa, chiamiamola così, la zona recitata, quella è il mio esclusivo appannaggio, nel senso la scrivo io e non se ne parla. La zona delle canzoni invece c'è un autore, un paroliere, mettiamolo, con il quale io collaboro poi per fare in modo che le parole coincidano col dialogo, che non ci siano differenze, vediamo se si può aggiustare qualcosa, insomma diciamo che sono un po' due cose separate, ma avendo io la supervisione, un termine grosso, ma essendo io il direttore del doppiaggio, metto un po' bocca anche là. E niente, si fa, sì, la metrica, le cose, non tutte le cose lì. Va benissimo, vogliamo da lasciare un saluto ai nostri lettori di Isola Ilion? Un saluto carissimo da qui e da Salerno in Fantasy. Non mettevo piede a Salerno da 40 anni e sono felicissimo di essere. Come l'ha trovato? Abbiamo un sindaco, uno sceriffo che ha sistemato un po' di cose. E io non ho avuto modo di vedere granché per il momento, perché mi hanno portato, depositato in albergo, prelevato e sono qua. Però mi hanno promesso che dopo mi fanno vedere un po' della città. E sono curiosissimo, perché ho un ricordo vago di. Ma mi hanno detto che sono dei grandi cambiamenti, anche questo posto è molto bello, molto interessante ed è molto intelligente l'uso che ne stanno facendo. Approvo pienamente, spero proprio che questa manifestazione vada avanti, prosegua diventando sempre più importante, se lo merita secondo me.
Saremo anche noi il nostro tesoro. Noi salutiamo tutti i nostri lettori e niente, continuate a seguirci sempre per aggiornamenti. Ciao a tutti ragazzi, un saluto. Ciao, ciao a tutti.